Le illegalità, perché i respingimenti collettivi sono vietati, perché chi vuole chiedere asilo dovrebbe aver diritto di chiedere asilo, quindi di passare quelle frontiere. Sono crimini di genocidio, sono crimini di guerra, di questa guerra che una parte del mondo ha unilateralmente dichiarato ai popoli in cammino. Ecco, credo che oggi, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, è definitivamente morto non solo il corpo dei migranti che muoiono alle frontiere, è morto il dopoguerra, è morto quel sogno di avere un mondo in cui vengono riconosciuti i diritti dell'uomo. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo prevederebbe che ognuno è libero di lasciare il proprio paese, di lasciare qualsiasi paese. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è carta straccia. L'Unione Europea non nasceva per fare dei muri, adesso l'Unione Europea è un muro, è circondata dai muri di acqua, dai muri di filo spinato, dai muri di mattoni, dai muri che sono anche i muri delle torture, che se non infliggiamo noi direttamente, ma le infliggiamo anche noi direttamente nei CPR, negli hotspot, nei centri che adesso stanno iniziando a proliferare in Polonia. Siamo responsabili direttamente delle torture e siamo responsabili anche delle torture che vengono fatte in Bielorussia, in Libia, in Turchia, dovunque una persona viene torturata. Credo che ci sia un problema fondamentale, che non possiamo più limitarci a testimoniare. Dobbiamo aiutare queste persone ed è sacrosanto che dobbiamo aiutare queste persone. Ma dobbiamo trovare un modo, non so quale sia, ma dobbiamo trovarlo per abbattere questi muri, per abbattere i muri dentro i nostri paesi, i muri dei CPR, i muri dei nostri lager, per abbattere i muri che ci sono ai nostri confini, che sono gli stessi muri che permettono anche di morire nelle nostre valli, non solo nelle valli e nel Carso, non solo in Polonia, ma anche al confine tra l'Italia e la Francia. Perché altrimenti, se non avremo la forza di farlo, non avremo più il diritto della lacrima a vedere un bambino morto alla frontiera, perché in qualche modo, se ci limitiamo a testimoniare, non facciamo niente per impedire che quel bambino muoia. Credo che sia realmente arrivato il momento di alzare non solo la voce, ma di alzarci e metterci realmente in lotta per abbattere questi muri e per quantomeno tentare di tornare indietro, di rimandare indietro l'orologio di 50 anni quando ancora, o 70 anni, quando ancora si pensava che potessero esistere nel mondo dei diritti fondamentali dell'uomo. No border, no nation, no deportation, no border, no nation, no deportation. Non è illegale l'aiuto umanitario, non è illegale l'aiuto umanitario, non è illegale.